Carissimi, inizia il mese di maggio che è dedicato alla Madonna. Il nostro Papa ha scritto una lettera a tutti noi e dice così: cari fratelli e sorelle, è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione in questo mese pregare il rosario a casa in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno costretto a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. Quindi, dicendo così, ci dice valorizzate questo momento in modo particolare. Quindi, viviamo davvero nella preghiera del rosario la possibilità, l'opportunità di un incontro profondo con il Signore. E poi dà anche dei consigli. Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme oppure personalmente. Scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c'è un segreto per farlo, la semplicità. Ed è facile trovare anche in internet dei buoni schemi di preghiera da seguire. Quindi ci dà delle buone condizioni come un buon padre che dice ai suoi figli ciò che è importante e significativo per vivere questo periodo. E dice anche, cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, specialmente per i sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico. Il Papa suggerisce questa preghiera in questo mese di maggio. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l'anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull'economia e sul lavoro. Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi, da Dio, Padre di misericordia, questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus. Assisti i responsabili delle nazioni perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti
siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre amatissima, fa crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un'unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza della fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. Ci affidiamo a te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, o clemente o pia o dolce Vergine Maria. Amen. Ogni sera del mese di maggio, alle ore 20:30, ci possiamo unire in preghiera con il Santo Rosario dalle nostre case.